Il viaggiare è un'esperienza profondamente spirituale che chiede occhi per stupirsi, disponibilità a lasciarsi cambiare dagli incontri lungo la strada e capacità di orientarsi. L'azione cattolica della diocesi di Vallo della Lucania, facendo proprio il tema del cammino adulti di quest'anno 2015-2016, viaggiando, ha iniziato le attività diocesane con 3 giorni di esercizi spirituali in Puglia, ripercorrendo i luoghi e la testimonianza dell'ex vescovo di Molfetta, Don Tonino Bello. Ad Alessano abbiamo incontrato Don Totò Mileti, amico storico di Don Tonino Bello, a cui abbiamo chiesto di raccontarci l'esperienza pastorale di Don Tonino e della sua capacità di incarnare una chiesa in uscita, capace proprio di raccontare la vita e di testimoniare la passione per il Vangelo nella quotidianità. I suoi discorsi puntavano sempre ad avere, a dare un messaggio di speranza senz'altro, e poi di gioia, di credere alla vita, a qualunque costo e in qualunque situazione. Ecco. Amava sempre dire: non ci scoraggiamo, andiamo avanti. Gli amori forti di Don Tonino sono stati prima di tutto Gesù Cristo. Ecco. Gesù Cristo per lui era il nutrimento continuo e lo trasmetteva in tutte le circostanze, in tutte le maniere. E poi la Vergine Santa, la Madre di Dio, innamorato della Madonna. E poi i poveri, ogni categoria di povero, non c'era distinzione in lui. Se un fratello aveva bisogno, cioè lui realizzava veramente quell'espressione: ogni uomo è mio fratello. Per ogni persona era un cuore che si apriva, ecco, era un'attenzione, ascoltava, no? E soffriva anche quando poi non c'erano, ecco, risposte. Guarda, si spendeva in maniera assoluta, non c'erano impedimenti. Poteva essere il barbone, poteva essere la prostituta, poteva essere... Ecco, per lui c'era sempre una porta aperta, un'accoglienza così sicura, poi gioiosa, va bene? E questo stile di servizio lo ha portato a dire una delle frasi per cui forse è più ricordato, no? Una chiesa che sia una chiesa con il grembiule. Sì, la chiesa del grembiule. E la chiesa del grembiule, lui non univa, ecco, o meglio, questa espressione, la chiesa del grembiule, perché la chiesa deve essere a servizio. Va bene? Un motto caro a Tonino era questo: chiamate per amare e servire. Il servizio deve essere proprio il distintivo, ecco, del cristiano. Però non lo distaccava dall'altro segno, la stola. Ecco, la stola era veramente, innanzitutto, la fede, no? Ecco. La stola significa anche consacrazione, significa pastore che si mette a servizio dei fratelli. Le due cose erano sempre di pari passo: stola, va bene, e grembiule. Poi è venuta fuori questo slogan, la chiesa del grembiule, perché forse è il modo migliore per imitare Gesù Cristo e poi anche per rendere concreto il comandamento della carità. Quando Don Tonino spiegava la parabola del Samaritano, i verbi, quelle, lo vide, si accorse, si avvicinò, gli fece le ferite, le trasmetteva perché le sentiva e trasmetteva anche agli altri questa passione per l'ultimo. Per cui anche il suo motto, no? Ascoltano gli umili e si rallegrano. L'umile, prima di tutto l'umile è colui che si sente povero, ma povero non tanto materialmente, povero dentro per arricchirsi del tutto, che era Gesù Cristo. Modello di servizio ovviamente per i cristiani è innanzitutto la Madonna, che nell'icona che l'Azione Cattolica ha quest'anno come brano che l'accompagnerà nell'iniziativa annuale, proprio quella di Maria che si mette in cammino per mettersi al servizio della cugina Elisabetta, appena scopre che anche lei sta attendendo un bambino.
grande anche l'attaccamento, ce l'ha detto lei prima, di Don Tonino alla figura della Madonna, a cui ha dedicato anche un libro. Le tue preghiere quest'anno verranno riprese durante gli incontri di Azione Cattolica degli adulti. Sì, è il libro più autentico di Don Tonino, Maria Donna dei nostri tempi. Maria, la Madre di Dio, l'ha vista in tutte le realtà della vita delle persone, per cui a lui non era difficile, ecco, anzitutto invocare la Madonna della strada, la Madonna del riposo, la Madonna del piano superiore, la Madonna del vestito feriale, la Madonna vicina di casa e via di questo passo. Quando parlava o scriveva, perché è uno dei libri più autentici suoi questi, partiva sempre dalle cose concrete, la donna per esempio del piano superiore, no? Oppure donna bellissima, presentava la bellezza vera, vera della donna in tutte le sue sfaccettature. Poi, ecco, concludeva con una preghiera, ma una preghiera non staccata dalle realtà della vita, della donna, da quello che poteva insegnarci, no? Questa madre di Dio. Bene. E lui ha ereditato questa devozione, questo attaccamento, questo amore immenso a Maria, ecco, dalla mamma sua, ecco. È bellissimo, ecco, ricordare proprio gli ultimi momenti della sua vita, la sua stanza, la stanza proprio della sua agonia. Nella sua stanza di agonia le pareti erano disseminate di figure di Madonna, con i diversi titoli. E lui diceva, nei momenti di maggiore sofferenza, era della sua malattia, no? Aveva il cancro, e dicevo, se io giro lo sguardo, mi incontro con la Maria, sarà Santa Maria di Leuca, sarà la Madonna dell'Abbondanza, la Madonna dei Martiri, e mi sento, ecco, ristorato. Ci racconta l'aneddoto più bello che lei porta nel cuore legato a Don Tonino Bello, e poi fa un saluto, un augurio all'Azione Cattolica della Diocesi di Vallo. Beh, l'episodio, il momento particolare è stato quando andai a trovarlo dopo essere stato eletto vescovo di Molfetta, un po' come amico, un po' come compagno di corso, poi c'era tutto un rapporto veramente di un'amicizia molto sincera. Andai a trovarlo, era a Tricase, perché Don Tonino ha fatto il parroco a Tricase, ecco, della diocesi di Uggento, Santa Maria di Leuca. Andai a trovarlo, prima di tutto per felicitarmi con lui, e gli dicevo, Tonino, non ti venga in mente di dire dal capo no, perché avevo detto già due volte, va bene? E dicono, se no sono pasticci, io a cazzotti di fretta. Dunque, e poi dicevo, senti, sono venuto anche a nome di tutti i compagni di scuola del corso nostro, eravamo 24, dunque, vogliamo farti un dono. E lui, no, ma Totò, ma che modo, niente. E io insistevo. E dissi, senti Tonino, noi abbiamo deciso, noi vogliamo donarti l'anello. A questo punto crollò, ecco. E mi disse, Totò, ti devo fare una confidenza, ecco. E dimmi Tonino, io come anello episcopale voglio portare la fede della mamma mia. Beh, un momento fortissimo, per me e per lui e per me, insomma, ecco, ci abbracciamo. Però e poi presi coraggio, dico, ma Tonino, va bene, senz'altro, ma l'anello della mamma tua è di rame, perché le donne di quei tempi avevano già dato l'anello di argento, di oro alla patria, no? Va bene. Dico, ce l'hai? Sì, ce l'ho, lo tengo conservato. Dove? Nel comò di casa mia. Stavamo a Tricase, il comò della casa da letto della mamma stava ad Alessandro. Partimmo immediatamente. Allora aprì il cassetto del comò e mi diede la fede della mamma, che era, si è arrugginita, e poi io la presi e andai da un amico orafo e la feci allargare, perché le dita di Don Tonino erano belle. Questo amico orafo fece veramente un capolavoro, la indorò e poi dopo ci mise i compagni di corsa, ecco. Questo è l'episodio più intimo, più per cui lui portava come anello episcopale la fede della mamma sua, un insegnamento stupendo, no? A voi faccio l'augurio proprio, ecco, di abbiamo bisogno, penso, ecco,
di ritornare a questi esempi che ci hanno creduto in tutti i sensi. Ora, a mio giudizio, il giovane oggi deve aprirsi sempre di più, anzitutto senza paura, perché nei giovani ci sono tante di quelle energie che vanno, ecco, devono esplodere. Il problema è come esplodono. Ecco, io mi auguro che le vostre energie possano esplodere, guarda, nel senso più positivo. Va bene? Ecco, andate e camminate nel mondo con la convinzione di poter realizzare sempre di più e sempre meglio, perché è quello poi che rimane. Auguri a te e a tutti. Una 3 giorni, quella vissuta dall'Azione Cattolica della Diocesi di Vallo della Lucania, che ha unito momenti di spiritualità ad occasioni di condivisione e di gioia, ed ha permesso di incontrare anche le presidenze diocesane di Otranto e Molfetta, facendo sperimentare davvero la bellezza del sentirsi accolti ed in famiglia, pur essendo di paesi e regioni diverse. È proprio l'accoglienza fraterna, l'averci accompagnati nelle visite delle loro città, l'aver condiviso con noi le loro esperienze e i loro ricordi su Don Tonino sono stati il dono più bello di questa esperienza. Don Tonino, andando, trova situazioni di un certo tipo, non era il tipo che guardava e passava oltre. Poteva trovare un senza tetto, parecchi li ha portati pure in episcopio, oppure persone bisognose di attenzione piuttosto che di un aiuto materiale. Lui non guardava né che ora era, né se ci aveva da ritirarsi piuttosto che andare. Quindi spesso faceva anche tardi la sera e nell'immaginare, perché si dice anche che qualche volta non rientrava pure. Evidentemente qualche notte l'ha passata anche in luoghi o in ambienti di sofferenza. L'Azione Cattolica deve essere come una base musicale. Che vuol dire una base musicale? Noi quando andiamo a un concerto vediamo il cantante, vediamo il protagonista, non vediamo il lavoro che c'è dietro, che è quella base musicale che permette al protagonista di turno di potersi esprimere e di fare la sua parte. L'importanza dell'Azione Cattolica è quella di essere base musicale, che vuol dire essere a 360 gradi in grado di vivere, essere, operare e spendersi per la Chiesa diocesana piuttosto che per la Chiesa parrocchiale. Essere la base musicale vuol dire permettere a tutti di potersi esprimere. Dice, allora, se questa base musicale è perfetta e va, tutto il resto funziona. Antonio veniva e non perdeva un minuto delle assemblee diocesane. La presenza in un campo scuola voleva dire intervento, voleva dire idee. All'assemblea diocesana del 92, nel febbraio 92, invito voi tutti, aderenti all'Azione Cattolica, ad essere nella chiesa locale le sentinelle vigili dell'aurora che arriva, che danno l'annuncio che i venti stanno cambiando, che danno le coordinate, che tendono l'orecchio perché il mondo creda. Lui in questa ultima parte della sua vita ha sempre parlato di una nuova primavera, no? Ed è la conclusione all'intervento all'Assemblea Diocesana del 92. Siete soprattutto uomini, fino in fondo, anzi fino in cima, perché essere uomini fino in cima significa essere santi. Non fermatevi perciò a mezza costa. La santità non sopporta misure discrete. E oltre che iscritti all'Azione Cattolica, siate esperti di cattolicità attiva, capaci cioè di accoglienze ecumeniche, provocatori di solidarietà planetarie, missionari fino agli estremi confini, profeti di giustizia e di pace. E più che tesserati, siate distributori di tessere di riconoscimento per tutto ciò che è diverso da voi, disposti a pagare con la pelle il prezzo di quella comunione per la quale Gesù Cristo, vostro incredibile amore, ha donato la vita. Un augurio che si è sempre portato nel suo cuore, che è questo. Un augurio affettuoso a tutti. Spero tanto che possiate continuare a darmi la gioia di collocare l'Azione Cattolica nella voce attiva dei miei bilanci episcopali.
allora, caro Don Tonino, dopo oltre 20 anni, spero che tu continui a collocare questa tua povera azione cattolica diocesana nella voce attiva dei tuoi bilanci episcopali e soprattutto che continui a non farci mai mancare la tua benedizione su ciascuno di noi e sull'intera azione cattolica che è l'Italia. Questo è il ricordo ultimo di Don Tonino. Prendiamo a quelli della diocesi che si chiamano i Vallesi.